Penso di averla finalmente sconfitta. Dopo tutti questi mesi di torture, tremando di paura, l'ho distrutta. Ora, i suoi grigi e freddi occhi, composti dal vetro più sottile, mi fissano. L'ultimo ricordo della sua malvagia, malevola natura. I suoi occhi sono la parte migliore della sua faccia rovinata. Sulla sua guancia sinistra sono accumulate fessure irregolari come tante cicatrici. Clara siede sulla sedia a dondolo storta, apparentemente mansueta, ma del resto prudente per un paio di secondi. Chiunque dicesse che le bambole avessero bisogno degli umani per prendere vita non conosceva Clara. Lentamente mi avvicino. Per la prima volta i suoi occhi non mi seguono, nemmeno quando sono abbastanza vicino da offuscarle la vista. Ora lo posso vedere, il loro fuoco si è spento, l'entità dentro di essa se n'è andata. Sogghignando, le do un colpetto sul naso. Finalmente è finita. Quel trascinare dei piedi minuscoli nel bel mezzo della notte, gli spostamenti, le conversazioni sussurrate tra mia sorella e lei. Clara ha provato a far allineare mia sorella da me sin da quando è stata regalata a Meg per il suo compleanno. Una volta Meg stravedeva per me, ora mi guarda a malapena. Quella bambola le ha sussurrato troppi segreti. Clara amava causare guai, combinare casini rompendo oggetti, stracciando i nostri cuscini e scarabocchiando sul muro. Inizialmente i nostri genitori pensavano fosse opera di Meg, ma poi accusarono me dopo che Clara colpì di nuovo quando tutti e tre erano fuori casa. Certamente non mi credettero quando dissi che la bambola fosse maledetta. Tutto ciò non era abbastanza per lo spirito, il demone o come vogliate definirlo. Potevo sentirlo a tarda notte, picchiettando tra la mia stanza e quella di Meg. Gli occhi fissi su di noi. Semplicemente un altro modo per separarci. Ma ora è tutto passato. Clara è andata via. Bel tentativo per tenermi lontano da mia sorella, Clara, ma la ucciderò lo stesso.